Allora, buongiorno a tutti. È inutile perdere tempo in chiacchiere perché penso che ormai abbiamo capito di cosa si tratta. Facciamo un piccolo excursus veloce veloce, vi rubo solo due minuti oggi. Allora signori, il problema è solo esclusivamente uno. Qua non si tratta né di disoccupati né di inoccupati, qua si parla di tutti, perché man mano l'acqua si sta prosciugando per tutti. Più disoccupazione, più inoccupazione, più attività commerciali, più imprenditori chiudono, più disoccupazione ci sarà. Sarà uno tsunami che prima o poi investirà a tutti. Qua non è un problema di disoccupazione o non inoccupazione, qua lavoriamo. Io ho un'attività commerciale, un bar, una sala giochi, panineria. Fino a 5-6 anni fa stavo benissimo, oggi non riesco per certi versi nemmeno a pagare la luce. Perché? Perché le tasse aumentano, la luce aumenta tutto, ma in giro non c'è più nulla. Un giovane mi ha detto un giorno, mentre che rientravo nel mio paese, ci scusa, ma chi ti fa fare? Chi ti ci porta a fare tutte queste cose? Io gli ho detto solo esclusivamente una cosa, non è in questo momento una questione economica, è una questione che io già vedo, palpo all'interno della società, che non c'è nulla. Tu lavori, dici io non lavoro, tu lavori, c'era un altro, dici io non lavoro. E allora, visto che io lavoro con i giovani e voi state emigrando come negli anni 50, a breve un cocktail, un panino nel mio locale se lo viene a prendere tuo nonno? Cioè qua stiamo parlando di una situazione che a breve, possono essere 4, 5, 6, 7, 8 mesi, un anno, saremo investiti tutti, perché la regione già più di una volta ha dichiarato di essere in default, la stanno tenendo a galla, ora c'è una crisi di governo, si stanno ammazzando come cani. Il problema è uno, e poi finisco, noi abbiamo la possibilità concreta, messa nero su bianco, verbalizzata il 17 di dicembre e le firme verbalizzate il 27 di marzo, dove sottolineiamo, ci batteremo, vogliamo il confronto con i 90 deputati, perché abbiamo il progetto Sicilia che è una bomba a livello finanziario. Noi continueremo all'infinito a dire che la Sicilia, essendo che si può autofinanziare, possiamo riprenderci quella tranquillità e serenità a livello economico per tutti i siciliani, perché in un corpo dissanguato come oggi si ritrova la Sicilia, il progetto Sicilia ha le fondamenta per iniettare quel sangue affinché il corpo si riprenda. Come diceva Rosario, avanti ieri siamo andati a Caltanissetta perché c'era Di Maio, che penso che qualcuno conosce, è il vice presidente alla Camera a livello nazionale, e Tancredi capogruppo. Perché siamo andati là? Perché noi, quello che noi vogliamo fare è una cosa: il popolo è riuscito per la prima volta in 68 anni a mettere all'interno del Parlamento una bomba. Non è la classica bomba, quella che scoppia, che è una bomba scritta con la penna. Ora, siccome noi avevamo votato i nostri candidati parlamentari 5 Stelle perché si erano presi la briga di essere la voce del popolo, noi chiediamo, visto che noi per entrare là dentro dobbiamo usare la forza e nessuno vuole usare la forza, deputati 5 Stelle, parlamentari del popolo, gentilmente accendete la miccia a questa bomba per far sì che il Parlamento siciliano scoppi in aria, perché lo dobbiamo fare scoppiare con la penna, come loro ci stanno facendo scoppiare a noi. Dunque la violenza in questo caso è l'ultima cosa, per non dire, noi stiamo anzi cercando di evitarla, perché sappiamo che prima o poi il popolo scenderà. Siccome abbiamo al 100%, e ribadisco, al 100% la soluzione, stiamo andando con educazione e con pace a domandare gentilmente l'assemblea regionale, può riceverci 2, 3, 4 ore per spiegare
tecnicamente di cosa si tratta? Solo questo. Tecnicamente di cosa si tratta? Dunque, tutti insieme dobbiamo prenderci la briga di credere sul progetto Sicilia, che tanto l'avete visto, Termini Imerese hanno chiuso la Fiat, sono stati più di un anno a protestare inutilmente, perché non c'era una proposta. Marchionne ci disse, finivo a Termini Imerese, venite a chiedere a casa, non ci sono proteste, scioperi che tengono, è chiuso, qua non si sciopera, qua siamo noi a dire a questi 90 deputati, ce l'abbiamo noi. Visto che voi non siete all'altezza di poter aggiustare la situazione, ce l'abbiamo noi il progetto. Noi ve la diamo la strada per aggiustare la situazione. Noi, no Caucca, che fate? Una buona giornata.